Hello guys, so I am back with some interesting facts for you, but today's going to be a little bit of a different video because some friends of mine who are Italian asked me if I could do the videos in Italian so that they can understand better. I do not want to fully switch to Italian because I would like this information to reach as many people as possible. And I know there's a few international people that watch my videos as well. I thought I'm going to switch a little bit between English and Italian. Allora, oggi, come promesso, parliamo anche un pochettino in italiano. E il primo argomento di cui vi voglio parlare è l'indolenzimento muscolare a insorgenza ritardata, che è meglio conosciuto come DOMS. So today we're talking about delayed onset muscle soreness, DOMS. Il motivo per cui ne voglio parlare è perché l'ho sperimentato sul mio corpo all'inizio di questa quarantena, quando, siccome le palestre hanno chiuso, ho dovuto cambiare completamente il tipo di allenamento e quindi passare da un allenamento in sala pesi a un allenamento invece a corpo libero, al massimo con delle bande di resistenza. E le due cause principali che vengono normalmente riconosciute per questo indolenzimento muscolare qualche giorno dopo l'allenamento, sono o il fatto di esagerare con l'intensità o con i pesi, oppure di cambiare il tipo di allenamento e quindi andare a stimolare il muscolo in un modo diverso. Perché per quanto possiate pensare che sì, state sempre allenando il gluteo, il gluteo è fatto di tanti muscoli, così come anche l'addome. C'è una micromuscolatura di cui noi non siamo proprio sempre coscienti e il tipo di allenamento stimola il muscolo in un modo sempre diverso. Io ho avuto questo problema all'inizio della quarantena proprio perché sono passata ad un allenamento completamente a corpo libero e quindi andando a stimolare il muscolo in modo un po' diverso, qualche giorno dopo l'allenamento sperimentavo un indolenzimento muscolare nuovo, diverso, più forte rispetto a quello naturale, diciamo, del fare allenamento. Ora, l'indolenzimento muscolare non è una cosa normale. Se uno fa allenamento nel modo corretto e con la giusta intensità, e lo dico per prima a me stessa, non dovrebbe essere un problema l'indolenzimento. È normale sentire un po' di fastidio, però se il muscolo è indolenzito peraltro per qualche giorno, significa che c'è qualcosa che non va. So I'm going to talk a little bit in English. Delayed onset muscle soreness, as the name says, is when you feel soreness in your muscles few days after the workout. And the two main acknowledged reasons for this is whether you exaggerate with the intensity or the weights, or when you switch from one training to another kind of training, which is what happened to me at the beginning of the quarantine. I was used to go to the gym and lift weights, and I had to switch to a full body weight workout, a home workout with no more than resistance bands. So even though you think you are training the same muscle, actually the stimulus to the muscle gets in a different way. And there's like, we have so many micro muscles that we do not know about. And that's what really makes the difference in the way we train and in the way the muscle develops and grows. And I experienced this as the kind of training that you can do at home with resistance bands can be very, very intense, but in a completely different way on your muscle with respect to lifting weights. So the thing that really, really saved me, it was the fact of doing stretching a lot before and after the workout. Also much more prolonged with respect to what I used to do, because I really had to give my muscle the time and the way to recover after a different kind of workout. And also the fact that I am very used to integrate whatever I use during the workout with food. I try to have the most complete kind of diet, both in terms of quantity and quality. You see, I integrate with vitamin C in the form of fruit after almost every workout. And so stretching and food really helped me with this muscle soreness. And also the fact that you have to listen to your body.
and stop just before your body gets to the limit, because if you overcome the limit, you will feel soreness, which you should not feel. Quello che davvero, davvero mi ha salvato è stato lo stretching e poi il fatto che sono abbastanza abituata ad avere un'alimentazione che sia in termini di quantità che di qualità riesce a integrare quello che uso durante l'allenamento. Non, cioè, la mia integrazione è completamente naturale. Con questo non voglio dire niente, è semplicemente che io mangio per integrare e deve essere completa sia dal punto di vista appunto della qualità che della quantità del cibo. E per me lo sport è sempre stato la mia valvola di sfogo, lo è a maggior ragione in questo periodo, però deve essere proprio una cosa salutare e non bisogna eccedere. Io l'ho fatto in passato e ne ho pagate le conseguenze, e, però davvero lo sport è importantissimo per la salute, così come anche il cibo, però dovete fermarvi un attimo prima, perché questo indolenzimento muscolare che viene qualche giorno dopo e di cui quindi noi non ci accorgiamo subito, e magari il giorno dopo ci alleniamo di nuovo e quello dopo ancora di nuovo e dopo 3-4 giorni sentiamo dolore in un muscolo che il giorno prima non abbiamo allenato e non ci sappiamo spiegare il perché. Quindi davvero ascoltate tantissimo il vostro corpo, soprattutto se fate allenamento in modo costante, il corpo va ascoltato sempre. Just listen to your body every single day. Do what your body feels like doing. Just do not get to the limit, because it's hard and it's painful to get back. So this was the first little chat of this video. I hope you enjoyed that. And I hope you do not mind that I switch a little bit between the languages. So that's it for today's episode. Questa era la prima piccola chat o informazione che volevo darvi in questo video. Volevo anche dire una cosa, io do degli spunti, perché parlare comunque di un argomento in maniera approfondita richiede tempo. Se vi interessa qualche argomento in particolare, ovviamente ci si può dedicare un po' più di tempo, oppure anche nei commenti si può mettere su una discussione, che è una cosa che mi piacerebbe molto, soprattutto se qualcuno di voi ne sa molto più di me su una delle cose di cui parlo. E quindi se avete qualcosa da commentare, anche semplicemente pareri contrastanti, ben venga, commenti qui sotto, andate, scrivete tutto quello che volete. E niente, questo è quanto per la prima piccola chat, e niente, ci vediamo alla prossima, ciao! So, given that I started the video with some information about muscle soreness, I thought I would keep the vlog on the workout theme, also because it's been a few videos since I've posted something that is workout related. And I thought that today I might show you the very, very minimal equipment that I have at home and that I use for my workout. Allora, siccome ho iniziato il video con qualche informazione che riguarda un po' l'ambito dello sport e queste cose qui, ho pensato che potesse essere interessante farvi vedere l'attrezzatura proprio minima che io ho a casa per fare allenamento e farvi vedere qualche esempio di esercizi che faccio. Allora, io ho un set di questi elastici, cioè un set più qualcos'altro. Principalmente uso quello nero, che è quello più resistente, e quello rosso, che è quello medio. Questi vengono semplicemente da set diversi, ma più o meno le resistenze sono simili. Poi le altre due cose che uso, che sono sempre elastici ma di diverso tipo, sono questo qui, che ho dai tempi in cui giocavo a pallavolo, cioè una vita fa. E poi questo qui unico nero. So, for my English friends, I mean, I think you can just understand from the images, but basically what I use is resistant bands of different kinds, but that's all I have at home as equipment. Adesso ho fatto un po' di riscaldamento per tutto quanto il corpo, per entrare un attimino in temperatura. Usually what I do during the week is really, as I was saying earlier, just listen to my body and do whatever my body feels like doing. If I feel like more power in my legs, if I feel more power in my arms, I do just whatever I feel like doing
that day, a me piacciono un sacco i circuiti cardio total body, mi fanno impazzire, mi caricano da morire, liberano un sacco di endorfine, cioè quando sono giù di morale vado con quelli e sono a posto. Oggi appunto sto facendo spalle e dorso. E uso gli elastici appunto per riscaldarmi un pochettino. Di solito vado con intensità crescenti, questo è quello medio, il rosso è forte, quello nero è extra forte. I start with the medium resistance just because I like to scale up during the warm up so that then I can use the highest resistance during the actual workout. So one exercise that you can do to warm up your shoulders. Questo lo faccio per riscaldare le spalle, queste aperture laterali così, ne faccio tipo 20, poi cambio, vado su e le faccio così, quasi come se fosse una pressa per le spalle invertita. So I do like 20 of these lateral openings and then I do some kind of inverted shoulder press. I tend to do like 20 reps per exercise and I do 3 to 4 rounds until I feel my shoulders that are very well warmed up. Io faccio più o meno 20 ripetizioni o comunque finché non sento le spalle belle calde, 3-4 serie, quello che volete. Se ad un certo punto sento che questa qui è un po' blanda, passo a quella un po' più resistente, quindi di solito questa è una combinazione che faccio spesso per riscaldare le spalle. Poi, sempre per riscaldarmi, io uso questa qui e ecco. Per esempio, un esercizio che si può fare sono queste aperture laterali qui. In realtà queste vanno bene anche per riscaldare il petto. Vi faccio vedere giusto un paio di esercizi che mi piace un sacco fare con questo elastico nero. E un esercizio che mi piace un sacco, in generale, soprattutto quando sono in sala pesi, è la pressa per le spalle con i manubri. E la faccio con questo, semplicemente blocco l'elastico con i piedi, vado su e faccio la pressa. Ora non voglio esagerare perché non sono ancora calda. Un altro esercizio che mi piace un sacco, io ho un problema a casa che non ho un perno, un punto fermo, perché la parete se ne viene, ho rischiato anche di staccare il termosifone dal muro. I'm sorry, I just don't know in which language, I just tend to go with whatever language I'm speaking. Anyway, I use this one, I love this kind of band. Both for lower body, for shoulder press. You can do shoulder press like this, as I showed before. And if you're doing like compound movements, you can do the shoulder press and also the squat. I just really, really love this kind of band. Then I also like to do this. I fix it to the door. Quindi lo fissate a un perno, una porta, qualsiasi cosa che avete. E poi andate in giù. Questa è una cosa che io di solito faccio ai cavi. Se fatta bene con questa banda, per il numero massimo di ripetizioni che riuscite a fare, è eccezionale. Ovviamente la pressa per le spalle la faccio anche a braccio singolo. Un altro esercizio che mi piace tantissimo, vi faccio vedere questo, poi basta, poi magari nei prossimi video un po' alla volta ve li faccio vedere tutti. Allora, trovate sempre un modo qualsiasi di fissare gli elastici, cioè sbizzarriteli, però a me piace molto fare il rematore e a casa il modo migliore che trovo per farlo è questo, di attaccare l'elastico da qualche parte. So I really like to do this exercise for my back and you just pull. This is a pulley. You just have to keep the resistance in your back. L'importante dei movimenti fatti a corpo libero con gli elastici è quello di cercare di mantenere quanto più possibile la tensione durante il movimento, quindi non lasciate mai l'elastico. E niente, questi sono alcuni piccoli esercizi che faccio. Io vado avanti, mi alleno, una bella arancia dopo l'allenamento e poi ceno stasera a pollo al curry. Amici, io spero che il video vi sia piaciuto. I hope I made everyone happy with this switching of languages. I really hope you got some interesting information and tips from the video. Per qualsiasi cosa la sezione dei commenti è tutta quanta per voi e niente, ci vediamo al prossimo video. Bye guys!